Buongiornissimo ragazzi, buongiornissimo. Da quanto tempo non ci si vede? Da ieri, direte voi. Sono stato su Fortnite, ma era da parecchio tempo che non facevo un bel giochetto in single player. Aspetto da voi perché ho cambiato casa, quindi sto allestendo tutto qui alle mie spalle. È ancora un po' poverella, però ci stiamo lavorando per. Mi servirebbe un feedback, magari sia audio che musicale, se la mia voce non è troppo alta. Ciao Rennak! Magari riesco a convincerti, Rennak, a vedere Attack of Titans, perché Attack of Titans è uno degli anime, nonché manga ovviamente, è un anime tratto da un celeberrimo manga, strafamosissimo negli ultimi anni. Ciao Game Edition Tidus! Bonsoir, bonsoir Valerio, come andiamo? E quindi aspettiamo un attimino e partiamo. Anzi, io direi di partire subito. Dico semplicemente che questa è la Sageyo, so Sageyo, nel mille ne so Sageyo. Con questa canzone io gli ho rotto le scatole a Silvia alla crema per settimane, perché è una canzone che gasa da morire. Allora, piccola premessa, questa è Attack of Titans 2, il Final Battle. Io parto dal 2. Anche se in teoria ovviamente si salta tutta la prima parte dell'anime, quella dove spiega come Eren diventa un gigante, perché diventa un gigante, anche se qui lo scopriamo soprattutto in questa parte qui, è quello che ci aspetta all'interno delle mura. In pratica faccio un brevissimo recap, non ho studiato tantissimo purtroppo perché non ho avuto tempo fra lavoro e impegni personali, però siamo in un mondo ovviamente distopico in cui l'umanità si è quasi estinta vive all'interno delle mura. Che le mura a cosa servono? Servono a proteggere l'umanità dai giganti, proprio veri e propri giganti, giganti di classe 1, 2, 3, 4, 5, dipende dall'altezza. Ci sono giganti che vanno dai 3 metri fino al gigante colossale, che è uno dei più famosi, che arriva oltre gli 80 metri, se non ricordo male. Quindi addirittura lui riesce a, un suo bel faccione, si vede ben oltre le mura. Le mura sono il Wall Rose, il Wall Maria. E poi all'interno, proprio al centro, c'è la politica, la parte importante del mondo di gioco. Da tantissimi anni, da credo 100 anni, i giganti non si facevano vivi, finché a un certo punto spunta un gigante colossale, crea una breccia all'interno del Wall Rose, in modo da far passare i giganti quelli un po' più piccolini, e si crea una strage. La mamma di Eren viene mangiata viva da un gigante, e da lì Eren, insieme ai suoi amici Mikasa, decidono di... Ciao Levi Ackerman, hai visto finalmente che cosa sto portando? Cioè, il tuo nick è, diciamo, fa capire che ti piace Attack of Titans. Stavo dicendo, ed Eren insieme a Mikasa decidono di iscriversi nel corpo di ricerca, ovvero diventare dei militari. Il corpo militare cosa fa? Semplicemente ci sono quelli che stanno all'interno delle mura, e il corpo di ricerca è quel gruppo militare che va all'esterno delle mura a capire qual è la problematica, come risolvere questa problematica, perché non si sa nulla, perché ci sono i giganti, non si sa da dove vengono, non si sa che cosa vogliono. Fate conto che i giganti l'unico obiettivo che hanno è mangiare gli umani, non mangiano nient'altro, non bevono, non mangiano, non dormono, o meglio, qualcuno dorme, ma niente di... hanno uno sguardo abbastanza, tra virgolette, perso nel vuoto, sono abbastanza inquietanti. Comunque io direi di non perderci ancora in chiacchiere. Iniziamo, facciamo una nuova partita. Sì. Ovviamente questa inizia dalla seconda parte del... Vuoi sovrascrivere questi dati? Sì. Inizia nella seconda parte dell'anime, quello dove già Eren è all'interno del corpo di ricerca. Avevo fatto sì, che è successo? Mi sono confuso un attimo, vediamo, sì. Ok, vuoi sovrascrivere questi dati? Sì. Gioco salvato, va bene, ok, quindi devo fare... Perché non mi inizia? Ah, nuova partita, semplicemente. Ok, avevo già fatto. Sì, salviamo il gioco, ok. Non so perché me lo fa salvare all'inizio.
Che devo fare? Perché non mi fa fare... Cos'è che sbaglio? Vediamo. Tempo di gioco 0. Vuoi sovrascrivere questi dati? No. Lo faccio no, mi torno indietro. Esatto, iniziamo questa avventura. Anche se non capisco perché non mi fa iniziare. Gioco salvato, va bene, l'ho capito. Devo fare carica per forza? Ah, sì, devo fare carica te... Zero, perfetto. Non è strutturato benissimo, forse la traduzione, però vedremo. Carica. Ora forse devo fare nuova partita. Ragazzi, non capisco cosa mi sta facendo fare. Ok. Modalità storia. Ah, ok. Diciamo che secondo me non è tradotto, è un loop infinito, esatto. Ragazzi, tra l'altro il gioco ha una colonna sonora impressionante, bellissima. E poi quando ci giocherete imparerete ad apprezzare Sosageyo. Oi, Kase. Ehi, dammi una mano. Qua gli eventi iniziano alla fine della seconda stagione. Ovvero, dobbiamo capire se un nostro cadetto, un soldato, in realtà è un gigante, quindi è un infiltrato all'interno del corpo di ricerca. E dobbiamo andare a tendere un agguato per capire se è realmente così. Loro hanno questo sistema di movimento che è fichissimo, ragazzi, fichissimo. Rennak risulta ancora a Games più Demos o è stato risolto? Eccoli. Ovviamente i dubbi erano fondati perché quella lì era un gigante all'interno del nostro corpo di ricerca. Allora, intanto iniziamo con le prime cose. Devo dire che graficamente comunque è fatto abbastanza carino. Esatto. Io adoro Annie. Ed Annie è il gigante femmina. Annie è un personaggio che imparerete a conoscere guardando l'anime. Fichissimo, fichissimo. Sì, è un po' Paolo Turchi, esatto. Allora, l'anime è abbastanza sanguinario. Si vede tanto sangue, tanta violenza, è bello crudo. Armin è uno dei personaggi più fighi. Ciao Big Bear! Conosci Attack of Titans? Eren, il protagonista dell'anime, insieme a Mikasa, insieme ad Armin, sono praticamente tre amicissimi per la pelle che hanno vissuto il primo attacco del gigante colossale quando loro erano soltanto bambini. E voilà, allora dobbiamo raggiungere lei. Allora, come funziona? È quadrato per utilizzare l'ATM, ok. Quindi c'è un sistema molto simile a Spider-Man, ok, quindi col quadrato ci lanciamo. Qui siamo all'interno delle mura dove i giganti... Bravissimo Alessandro 121, quindi puoi cantare insieme a me. Sageyo, so sageyo. Niente, me l'hai fatta arrivare in mente, grazie. Allora, andiamo a seguire questo. Andiamo a seguire la nostra Annie. Giustamente la trama, per chi non ha visto l'anime e inizia direttamente da questo, non è proprio facilissima da comprendere. Premesso che io ancora devo vedere l'ultima stagione, aspetto che la mettano su Netflix. Per gustarmela tutto, perché sono proprio nel pieno. Io pure voglio prendere i manga, però aspetto che finisce la serie, così prendo tutto, tutto insieme. Mi prendo i libri di manga, quelli però, le collezioni quelle un po' più doppie, un po' più grandi. Attacca la gigante femmina da dietro. Questi sono i sistemi che utilizzano per imprigionarli. Per imprigionarli. O meglio, un po' più. Muoviti con...
Ce la dobbiamo attaccare un minimo. Devo però capire come. Ok. Ragazzi, Sosageyo è un must. È un must. È una delle canzoni più belle in assoluto. Ok, è scappata. Arrivo, maledetta Annie, dove sei? Perché colpiscono la nuca? Perché l'unico modo per uccidere i giganti, l'unico modo è tagliargli la parte dietro il collo. È l'unico modo per ucciderli. Puoi pure tagliare in due, non muoiono. L'unico punto è quello dietro il collo. Ovviamente lo sto giocando totalmente in blind, non so minimamente, cioè ovviamente conosco la storia ma non ho mai giocato il gioco. Perché ragazzi, riuscire a trovare pure il gioco è tosta, è complicatissimo, costa un botto ancora. Come vedete lei si protegge, riesce a usare la... occhio. Quando avviene questo suono vuol dire che appare un gigante. Ragazzi, è fichissimo. Bravo, 70 euro, pieni pieni. Ma per il canale questo è altro. Chi sta spuntando? Eccolo qua, il nostro Eren! Perché voi mi dite un gigante attacca l'altro gigante? Perché Eren non è altro che il bambino a cui un gigante ha mangiato la madre davanti a lui e si ritrova... Non vi posso spiegare come, perché a essere anche esso stesso un gigante. Un diario di esplorazione c'è un soldo, è passato molte mani prima di approdare qui. Che genere di soldato era l'autore? Chissà se era maschio o femmina. Questi particolari sono ormai perduti, un'altra vittima di un passato turbolento. Ipoteticamente, chiamiamo questo soldato compagno di vita. Se non ricordo male, per quello che ho potuto leggere, perché non mi sono voluto spoilerare tanto del gioco, noi non interpretiamo nessuno dei personaggi realmente esistiti, ma siamo un personaggio che noi creeremo del corpo di ricerca. I giganti sono bruttissimi, ma in senso proprio sono abbastanza ambigui. Sta facendo un riassunto. Più di 100 anni fa apparvero delle creature. Grazie alla loro forza straordinaria, questi giganti portarono immediatamente gli esseri umani sull'orlo dell'estinzione. Un riassuntino ci sta. I pochi sopravvissuti riuscirono a costruire 3 possenti mura, abbastanza potenti per sostenere fuori i giganti, Wall Maria, Wall Rose e Wall Sina. All'interno di queste mura gli umani vissero al sicuro. Questo è proprio un incipit. Così inizia. Quel giorno l'umanità ricordò... Gustiamocelo tutto. Questo è Eren, il gigante che ha attaccato poco fa, quel bambino lì. E poi ci sono Mikasa e Armin. Questo qui è Eren. Torikago no naka ni torawarete ita kutsushoku. E qui fa la sua prima apparizione il gigante colossale, ragazzi, una bestia enorme, di oltre 80 metri, addirittura è più alto. E questo è quando crea la breccia all'interno delle mura per far entrare i giganti. Chissà se faranno vedere tutto, perché io, ragazzi, io ve lo dico, è abbastanza crudo, eh. Immagino che questo ragazzo che stiamo impersonificando ora sarà quello, sarà il soldato che ci ritroveremo ad avere più avanti. Ok.
Lui è fighissimo, è il gigante corazzato. Ragazzi, non lo butti giù neanche in nessun modo. Ragazzi, l'anime fa paura. Farà piangere per alcuni che tipo di affezione a certo personaggio, assolutamente sì. L'anime è veramente emozionante, veramente, veramente emozionante. Qua abbiamo Eren che fa una promessa solenne, ovvero non rimarrà più nessun gigante al mondo. Ma ripeto, noi non sappiamo chi sono, perché, da dove vengono, non sappiamo nulla. Dopo 100 anni di pace, nella loro reclusione volontaria, il cosiddetto gigante colossale apparve. I giganti entrarono nella zona di sicurezza e gli umani furono costretti ad abbandonare il territorio all'interno del Wall Maria. Dovettero rifugiarsi dietro al Wall Rose. Armin e Mikasa Ackerman abitavano nel distretto di Shingashina, che fu duramente colpito, esattamente, insieme al giovane Eren Jaeger. Correva l'anno 1800 l'attacco dei giganti, quando i tre amici, come vi dicevo, si arruolarono all'interno dei cadetti. Sta facendo un breve recap della storia generica. Il nostro compagno, l'autore anonimo del diario, perse tutto per colpa dei giganti. Quando salì a bordo di un vascello di soccorso, le parole di un giovane infusero nuove forze nel suo cuore. Nel suo cuore. Giurò di vendicarsi del gigante corazzato e di riprendere la città. Quindi, per tenere fede alla promessa fatta, decide di unirsi al 104esimo. Bel numero. E Levi, tu l'hai giocato? O ancora non l'hai preso? Oi, kisama! Kisama wa nani mono da? Shigan Shinaku shusshin, Armin Arureto desu! So, Armin! Baka mitei na namae da na! Oya ga tsuketa no ka? Sofu ga tsukete kuremashita! Arureto! E allora goditelo con me intanto. Ti magari ti vedi questa prima live, così poi non ti spoileri troppo. Anche se conosci la storia benissimo. Armin è un grandissimo stratega. Diciamo che fa la sua intelligenza è fuori dal comune e gli aiuterà in tantissime battaglie. Grandissimo Levi, e allora lo porteremo tutto. Questo è l'addestramento. Come ti chiami? Ora dovremo scegliere un nome. Lo creiamo. Modifica viso e corpo. Ah, figo, figo. Allora, lo facciamo uomo. Editor di personaggi, ma molto... un aristocratico. Quindi, parto da lui, che è un modello base. Sì, gli altri non mi fanno impazzire, oggettivamente. Questo è tipo studioso. Questo è il conte di Monteciccio. Questo è un cantante degli anni Ottanta. No, prendo lui che è molto classico. Molto classico. Voce 1. Voce 2. Voce. Ah, così me la fai sentire la voce. Mi piace la. Ma io su che base devo scegliere questa voce? La 5? Ah, ok, la cambia un minimo. No. No, la 4 mi piaceva. No, non era la 4. Lui, ragazzino. Ok. Allora, il nome. Io vado di Akira, che è il mio nickname. Lo chiamo proprio come me. Quindi lo facciamo Akira. E di cognome Renji. Sì, mi è piaciuta. Ci sta, tra l'altro, Akira Renji è bello giapponesino come nome, quindi ci sta. Mi piace. Non lo possiamo modificare l'aspetto? Forse ho visto male io. Renji, vero? Un altro nome patetico da buona nulla. Che cosa ci fai qui? Bastardo.
Sono qui per riprendere Shiganshina. Sì, certo, dobbiamo riprendere Shiganshina. Quindi ci sono linee di dialogo multiple. Ammiro la tua determinazione, ti schiereremo in prima fila. Sarai un buon antipasto per i giganti. Grazie, gentilissimo. Continua. Il buon istruttore continua il rito di strapazzaggio dei ragazzi. Ciao, bro! Ciao! Canta insieme a me! Sageyo! 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 In questo momento non siete altro che cibo per i giganti. Sì, bro, ma a me è piaciuto l'anime, te l'ho detto, io l'ho visto la prima volta e mi aveva fatto cagare proprio. Ho visto la prima serie, poi mi ci sono messo lì, ho detto lo devo vedere bene e mi è piaciuto un sacco. Ok. Allora, il 104esimo corpo cadetti. Cosa dobbiamo fare qua? Usa L per camminare, X per saltare. Premi quadrato per lanciare un rampino in un oggetto vicino e spostarti con il movimento tridimensionale. Mentre sei in volo con un quadrato, spari un altro rampino. Mentre con L corri con X per un salto aereo. Tieni premuto per avanzare alla massima velocità. Non si può usare il rampino dappertutto. Quando ti trovi in un luogo inadatto, sopra comparirà un'icona. Ok. Quindi devo andare lì. Mi salta con X. Okay, studiamo questo sistema di combattimento per... Quindi così ce lo scatto in avanti. Quindi facciamo questo addestramento. Allora, il sistema è molto classico, diciamo alla Spider-Man, solo che venendo da Spider-Man la fluidità ovviamente non è quella, ragazzi. Ma è chiaro, è normale, ci sta, dico, è sempre un gioco low budget, non tanto low budget però. Perché sono sempre arrabbiati questi qua, ragazzi? Vabbè, certo, vivono in un mondo un po'... senza un po', anzi abbastanza di merda, mischini, quindi ci sta. Fammi salire. Allora, vediamo. Perché non sale? Ah, ok, così devo guardare verso l'alto, quindi quando è così, perfetto. Quindi se tengo premuto quadrato, ok. Missione compiuta, Renji, ti sei classificata al primo posto. La mamma di Eren, tanta roba. Ora imparerete le basi del combattimento. Come vi dicevo, il collo, sempre. Quando ci sono dei giganti nei paraggi, usa R1 per passare in modalità combattimento. Premendo triangolo, sparerai un rampino in una parte del corpo del gigante, dando inizio, quindi devo fare R1. Allora, consiglio di provare. Mentre sei in un combattimento con l'AMT, non inclinare. Per caricare frontalmente il bersaglio, poi premi triangolo prima di entrare in contatto con la parte del corpo designata. Puoi anche premere X per accelerare. Ragazzi, ogni volta con queste cose non ci capisco un cazzo. Ogni volta lo devo semplicemente giocare per vederlo. Quindi aggancia il bersaglio con R1. R1, ah ok, quindi con R1 io mantengo la visuale su di lui. Okay. Spara i rampini con triangolo. Ah, devo attaccare col tempismo, quindi così. Ok, ora ci siamo. R1. Ok, così si muove. E allora, quindi R1. Allora, con R1 agganciamo. Allora, dobbiamo andare al collo. Ok, e cos'è che sbaglio? Vediamo. Un triangolo. E quando c'è il momento giusto. Avvicino.
Cos'è che mi perdo? Una volta agganciato con triangolo. Ah, è lui da solo che parte, quindi io devo semplicemente stare sul triangolo più possibile, così. Ho capito, perfetto. Sì, ma me ne faccio un altro per capirlo meglio. Così. Ti senti un po' boomer? Sì, ma proprio clamorosamente. Ah, no, niente, non lo posso fare. Devo andare per forza nell'area. Devo andare per forza nell'area che dicono loro. Ok. Ma io sono un boomer, ragazzi. Sono un boomer. La prossima sono tutti giganti più grandi. Ma il gas rimane illimitato? Ciao Lowenos! Allora, siamo nella modalità addestramento, quindi penso di sì. Poi più avanti ci sarà sicuramente la parte quella in cui dovremo, non potremo sfruttare il gas al 100%. Intanto benvenuto o benvenuta in questo canale in cui siamo i Players Rare. Siamo un gruppo di 11 ragazzi e ragazze che streamano dalle 2 alle 3, 4, 5 volte al giorno. Dipende molto dal... dagli orari e dagli streamer. Quindi se ti sta piacendo, conosci già questo gioco, se ti sta piacendo o se ti piacerà per continuare a guardare, lascia un bel follow che sarà, ci farà compagnia. Allora agganciamo il bersaglio con R1. Quindi, intanto con R1 spara il rampino con... devo avere tempismo. Come fallimento! Ogni parte del corpo ingegnante possiede un particolare angolo in cui è vulnerabile agli attacchi. Dopo aver colpito con un arpione agganciato, comparirà un indicatore che mostra se ti stai avvicinando o meno a quell'angolo. Allora dovevo fallire apposta qui, perfetto. E avvicinando le persone nel momento giusto potrà seguire un colpo critico. Vediamo, riproviamo. Ragazzi, non è facile, è tosta. Grazie per il follow, Mr. Daki. Benvenuto o benvenuta? Presumo, benvenuto. Ok, ragazzi, ora ho capito. Grazie per il follow. Conosci tu l'attacco dei giganti? Ci hai mai giocato? Facciamone un altro pochino. Questo qui. Ragazzi, guardate, ormai non ha segreti. Fallimento, avete visto come non ha segreti? Comunque mi piace questa cosa perché bisogna avere un tempismo ottimo, quindi non è facile. Non è facile. Ok. Andiamo da quello. Arrivo. Ah, vediamo, gli possiamo anche tagliare le gambe, vediamo. Lo devo fare molto prima. Vediamo, voglio provare. Ok. Ragazzi, devo dire che è fatto benissimo comunque questa cosa. È fatto benissimo. Ora che si inizia a prendere un minimo di manualità. Assolutamente, mi piace. Ovviamente poi secondo me si potranno fare cose spettacolari più avanti. Si potranno fare cose spettacolari davvero. Ok. Li abbiamo fatti tutti. Vai all'area dell'obiettivo. Perfetto. Arrivo. Bravissima la nostra Rennacchina che mette i link e i canali ai nostri social. Sì ragazzi, questa volta ci saranno diversi bersagli nella zona. Ok, vabbè, quindi continuo l'addestramento. Gli abbiamo tagliato le gambine. Io cerco di farlo all'ultimo, invece non va fatto all'ultimo il taglio.
Da qui, così. Esatto. Vediamo, proviamo a fare tutto in volo. Proviamo a fare tutto in volo. Ok, ragazzi, iniziate a vedere che inizia a essere un po' più. Bellissimo. Pieno. Allora lo devo centrare meglio, ok. Ragazzi, una volta appreso il sistema di combattimento è veramente fico. Non è facile per nulla, soprattutto all'inizio perché ti confonde. Yeah. Ok. Non vedo l'ora di entrare nel vivo con la storia. Fatto fuori pure lui, questo Sosageyo. Lanciamoci. Non ci sono riuscito. Lo devo centrare, ok. E anche lui è andato. È giunto il momento di annunciare i voti. Ah certo, poi bisogna vedere come va lì perché i fantocci non si muovono. Ok. Bellissimo questo. Però secondo me nonostante tutto non sto andando male, anche se sono un boomer. Cioè, appena l'ho detto ho fallito malissimo. Ok, ma qui quindi possiamo finire? Abbiamo... Ah, tutto... Concentrare gli attacchi il più possibile. Ah, ok, vabbè, ci dobbiamo concentrare su questi. Perché così prenderemo il voto alla fine. Comunque li sto facendo quasi tutti fuori, Ok. Manco un minuto. Ma li ho fatti quasi tutti. Come qua posso fare il record, eh? Vediamo questo piccolino. Bella questa, perfetto. Mi sa che non l'ho ucciso questo, vediamo, tornando indietro, sì. Mi sa che ci sono gli ultimi due, ci sono gli ultimi due. Ok. Ragazzi, ho capito bene o male come muovermi, perché muovermi. Sono finiti? Ah, c'è l'ultimo. Non ti arrabbiare, capitano, non ti arrabbi che qua li ho fatti fuori quasi tutti, questi balordi fantosci. Vai. Ok, missione computer. Abbastanza lunghetta, però serve per far prendere la mano. Dai, sono io. Ho fatto sbloccato un trofeino. Chi ha avuto il punteggio migliore in questa sezione è... Renji. Ragazzi, sono un boomer, ma un boomer che c'è zappa. E ho avuto pure i complimenti di Eren che mi ha detto impressionante. Ragazzi.
Ai. 使われ、引っ張り上げる。Ragazzi, a me dispiace che io non posso parlare, non posso dirvi nulla. Però lo scopriremo nel corso della trama. Torniamo indietro. Ok, ora abbiamo finito la parte quella dell'addestramento. Speriamo ci butti nella mischia. Le tue azioni in battaglia saranno valutate e prestazioni eccezionali verranno ricompensate adeguatamente. Ogni vittoria ottieni esperienza, vabbè, accumula la sufficienza e il livello del tuo personaggio aumenterà. Maggiore livello, maggiori saranno i punti abilità. Vabbè, classico, classico, classico. Però il fatto che ho preso una bella A mi aiuta, che già sono un livello 3. I fondi corpo si ottengono a ogni vittoria in battaglia. Batti un numero eccezionale di giganti e riceverai delle ricompense aggiuntive. I fondi corpo servono per acquistare oggetti, costruire nuove attrezzature, eccetera, eccetera, eccetera. Pagina successiva. I materiali necessari per costruire nuovi tipi di attrezzature si ottengono a ogni vittoria in battaglia. Distruggi le parti del corpo dei giganti per ottenere materiali aggiuntivi. Quindi con i materiali possiamo craftare nuova roba interessante. Aumento amicizia. Se parti in missione con altri membri della tua squadra o se combatti al loro fianco in una missione secondaria, potrai controllare l'aumento del livello di amicizia alla fine della battaglia. Se l'indicatore di amicizia raggiunge il livello massimo con uno di loro, potrai aumentarne il grado di amicizia nella vita quotidiana. Quindi, e allora c'è questa... Allora, fammi vedere. Thomas, Armin, Krista, Mina, Daz e Ymir. Ragazzi, sono personaggioni. Io che so la storia... Sono personaggioni, ragazzi, veramente, se non l'avete mai guardato, guardatelo, perché è uno di quegli anime per il quale si parlerà nel corso degli anni e verrà ricordato per sempre, un po' come Evangelion, un po' come Death Note, un po' come Full Metal Alchemist, e un po' come tanti altri, ragazzi, come tanti tanti altri, come Helsing, come My Hero Academia. Tra l'altro porterò anche My Hero Academia. Voglio portare un po' questo genere che io adoro, che è quello degli, anche se ho un'età, una certa età, e, però mi tengo giovane guardando tanti 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 anime, e quindi vorrò portare anche My Hero Academia e Demon Slayer. Insomma, ragazzi, ne abbiamo di ogni donde. Quindi se vi piacciono gli anime, se vi piace i giochi, se vi piacciono i giochi basati sugli anime, lasciate un bel follow perché ci divertiremo parecchio. Allora, pagina successiva. Qui abbiamo Eren, Yen, Connie, Mikasa, Sasha e Marco. Ragazzi, Marco numero uno. Tra l'altro da noi un nostro player soner si chiama Marco, ci somiglia pure. Rainer, Annie e Bertold. E unito al fatto che dico a chi non ha mai seguito che la trama di Attack of Titans è di un complicato e di un fitto allucinante, non stiamo parlando ai livelli di Evangelion, perché là siamo ai livelli di qualcosa di sacro, mistico, vedete voi, però è veramente eccezionale la trama di Attack of Titans, veramente eccezionale. Allora, l'allenamento è finito, torna in caserma. Che bello poter visitare la città. Tornare da una missione significa riprendere la vita quotidiana da soldato. Questa parte del gioco ti permette di accedere ai negozi e servizi, nonché di conversare con diversi personaggi. Per usare un servizio e iniziare una conversazione avvicinare un personaggio, il classico. Parlando ai personaggi con un'icona punto esclamativo sopra la testa, farai avanzare gli eventi della tua vita quotidiana. Se hai dubbi su dove andare, cerca questo tipo di personaggio. Ok. Che è successo? Che ho fatto? Che bello girare per la città. Allora, per chi ha visto l'anime, essere all'interno delle mura è meraviglioso. Meraviglioso. E allora, il gioco ci dice di andare, ovviamente, a parlare col tizio. E ne parliamo subito. Ah, subito con Eren. Allenamento pesante oggi, eh? Ma a questo ritmo non ci metteremo molto a padroneggiare l'AMT. Yatira! Se puoi aiutarmi a diventare un soldato migliore ad ammazzare più giganti, allora mi allenerò così ogni giorno. Ricordiamo sempre, per chi magari per i più distratti, che Eren è il protagonista dell'anime. Oh, a proposito, Shadis ti stava cercando, forse lo puoi ancora trovare al campo d'addestramento se ci vai adesso.
Ora puoi andare al campo di addestramento, perfetto. Mentre vai avanti nella tua vita quotidiana, si sbloccheranno nuove zone. Dopo aver ottenuto l'accesso a una nuova zona, ti raccomandiamo di esplorarla. Lì ti aspettano nuovi negozi, nuovi alleati e molto altro ancora. In alternativa puoi aprire il menu, ok? Quindi perfetto, mi sta facendo sbloccare piano piano la città per capire come funziona. E noi seguiamo intanto, senza troppa esplorazione. Anche se a me piacerebbe entrare in ogni anfratto. Voglio vedere se... se è possibile, più che altro, giusto per togliermi il dubbio. Laboratorio. Ah, ci possiamo entrare, ok, ok. Ok. Qui è dove si sistemano, o meglio, dove preparano, sì, dove puliscono tutta l'attrezzatura, la MT, che è il sistema che ci permette di muoverci per aria. Ok, va bene, facciamo quello che dice lui per ora. Comunque mi piace questa meccanica da GDR che gli hanno messo all'interno. Zona di addestramento. Mi voleva qui e andiamo qui. È l'istruttore Shadis. Che è lui? Sono Thomas e Mia, giusto? Bene, incapaci. Lui è sempre molto... molto diretto. Persino un essere inutile come te potrebbe farcela nei territori interni. Mina Carolina. Bellissimo, Mina Carolina, ragazzi. Sei nata in un porcile, vero? E allora torna a vivere coi maiali. I giganti non se li mangiano, quelli. Bene. D'altra parte non so se i porci accetterebbero un moscerino come te. Diciamo che gasa parecchio il tizio, eh? Non so quanto ancora potrò resistere. Forse starei davvero meglio impegnati al massimo e fargli rimangiare le sue parole. Che è quello che vuole lui. È quello che vuole lui. Non so se riusciremo a arrivare alla fine della defesa. Secondo te cosa dovremmo fare, Range? Allora, sono un po' sfiduciati, poverini. Ho visto che le quattro stagioni sono su Prime, ma anche su Netflix ci sono, Rennak. Sono su Netflix. Manca l'ultima. Manca l'ultima. Allora. Chiedere consiglio ai compagni. Sì, sì, chiedere consiglio ai compagni. Molti dei nostri compagni hanno un grande talento. Se studiassimo i loro punti di forza, magari potremmo migliorare a nostra volta. Che è quello che dovremmo fare un po' tutti nella vita. Allora, perché non ci proviamo subito e poi ci ritroviamo più tardi nel confrontare di stare? Puoi venire anche tu, Range. Dopotutto è stata una tua idea. E certo che vengo. Allora. Mi spiace che non posso girare la telecamera. Ma perché c'ho un palo davanti? Raga, ma che essere? Che sto, un palo io. Devi sforzarti per affinare le tue abilità, devi imparare dai tuoi compagni. Alcuni di loro hanno un grande talento. I novellini come te devono passare molto tempo con gli altri soldati. Ok, qui abbiamo finito, torna in casa. Esiste un parametro chiamato amicizia, che rappresenta la forza delle tue relazioni. Puoi stringere amicizia in diversi modi, come ad esempio dire la cosa giusta durante una conversazione e fare altre cose per compiacere la persona in questione. Ah, mi piace questa cosa. Ma io sono di quelli che dipende, cioè io non risponderò sempre bene, perché io cerco di, visto che non sto impersonando Eren, Mikasa o Armin, io sono me stesso. Io quando gioco queste tipologie di giochi rispondo come rispondere nella realtà, possibilmente. Io da parlare con i miei compagni. Mamma mia, come fanno push up questi. Allora, hai trovato Shadis, eh? Dopo abbiamo un allenamento notturno. Accidenti, la mia testa ce la fa. Ma il fisico non regge. Non arrenderti. Eren, da te non me le aspetto queste parole. E infatti, ovviamente, appena dici così, lui si casa tutta bestia, Eren. Eren è un po' uno Shinji di Evangelion. Parla con una persona che ha un'icona mano stretta sopra la testa per cominciare una conversazione nella quale dovrai scegliere che risposta dare. Rappresenta un'occasione per fare amicizia.
Allora, quindi ragazzi, questo è il tutorial, mi sta facendo vedere bene o male cosa fare e come fare. E allora parliamo con Krista. Ragazzi, Krista è un personaggione. Un personaggione incredibile. E se c'è qua Levi Ackerman, lo sa. Mi dispiace semplicemente non poter spoilerare, ma Krista è fantastico come personaggio. Allora, sembrano tutti parecchi stanchi. Stai bene? Hai saputo che hai quasi avuto un incidente di pomeriggio? Grazie per l'interessamento, dai. Molto gentile, Krista. Riposare sarebbe un'ottima idea in vista della prossima sessione di allenamento di oggi. Allora, stringiamo un po' di amicizie. Così conosciamo tutti i personaggi. Sasha, ragazzi, Sasha fa morire dalle risate. È una di quelle che appena vede cibo si ci fionda sempre. A prescindere, ma anche a costo che ti deve picchiare pur di prenderlo. La fame del lupo dell'allenamento, non c'è qualcosa qui intorno? La cucina? Non gli è piaciuta la risposta che gli ho dato, perché non è salita la nostra amicizia. Gian, questo è un allenamento difficile, ma non sentirai un lamento da me. Dopotutto voglio entrare nella gendarmeria, devo migliorare i miei voti. Ce la farai, Jean, ce la farai, Jean. Vabbè, certo ti casi se ti dico così, vero Jean? Ok, andiamo a fare la missione. È bella rilassante la musica, ragazzi. Chi mi chiama? Chi mi chiama? Anche questo è un personaggio che si vede nella prima stagione. Fai attenzione a non perdere altre cose, d'accordo? Quindi fa parte del 104esimo, va bene. Grazie mille. Io sono Hans, comunque, sono un capitano della guarnigione. Un personaggio, un bel personaggio pure questo. Anche lui era Shiganshina. E anche lui quando successe il fattaccio del gigante corazzato, colossale. Hanno tutti persi i loro veri genitori, quindi beh, per loro sono come una specie di padre, una cosa del genere. Dato che anche tu sei del nostro distretto, vieni pure da me se hai qualche problema. Sì, signore, grazie, signore, capitano, signore. No, non mi piace. Lo apprezzo molto, dai. La prossima volta portati dietro Eren. Sono sicuro che il diario... Ok. Quando sei in modalità vita quotidiana, prova a premere quadrato per aprire il tuo il diario del ricognitore. Questo pratico quaderno contiene informazioni riguardanti missione, vita quotidiana e molto altro. Va bene, ok. Grazie, scusate. Ok, sono sveglio da stamattina prestissimo. Ok. L'allenamento di oggi pomeriggio è stato difficile, questo me l'avete detto circa in 15 ed è stato veramente difficile. E muoviamoci verso la missioncina. Qui siamo con Bertold e Rainer, due personaggi molto importanti all'interno del mondo di Attack of Titans. Rainer, Bertold, Iruka. Ditemi, qua Bertold dice una cosa importante. Ditemi, voi tre venite tutti da Shiganshina, vero? Sapete di cosa sono capaci i giganti? Quindi cosa vi ha spinto ad accettare questo incarico?
E Armin dice: io non potevo rimanere a guardare dopo aver perso la mia famiglia per colpa della ridicola strategia di rivendicazione dei territori di questo regime. Perché oltre il problema con i giganti, c'è anche il problema di come viene amministrato tutto questo, diciamo, piccolo mondo. Non ci fu tempo per avvertire il villaggio quando quel giorno arrivarono i giganti. Non mi ricordo molto altro di cosa sia successo dopo. Io mi sono arruolato per unirmi alla gendarmeria e per servire dietro al Wall Sina. Ma se non va bene, potrò fare qualcos'altro. Armin dice a Bertold: è una cosa positiva riconoscere il valore della propria vita. Reiner è un po' più cinico. Io voglio solo tornare nella mia città, non mi interessa altro. E tu, Eren? Io ho giurato di ucciderli tutti. Lui ripeterà sempre solo questo: i giganti con le mie stesse mani, li devo uccidere tutti. Allora, e a me, cosa mi ha spinto ad arruolarmi? Quindi c'era anche tu. Mia madre morì quel giorno. Una cosa è certa, se non ci proviamo non cambierà mai nulla. Il primo passo è unirsi ai corpi. Allora parliamo con Bertold. Mi hai fatto preoccupare durante l'allenamento di oggi pomeriggio. Sono contento di vedere che stai bene. Vabbè, è tutto merito tuo, Bertold. Dai, lo faccio salire un pochettino. Guarda come si emoziona Berti. Parlando con una persona che ha un'icona, punto esclamativo rosso, sopra la testa, terminerà la sessione corrente di vita quotidiana e farei progredire la storia, avanzando alla missione successiva. Sì, tanto ho parlato con tutti, praticamente. Spostati. Abbiamo un allenamento notturno quando fa buio, te lo ricordavi? Dovremmo riposarci un poco, ok, andiamo a fare un pisolino, ma lo farei veramente pure io, un pisolino. È una mossa intelligente. Connie, mamma mia, bellissimo Connie. Un diplomato del 104° Corpo Cadetti classificatosi come ottavo del suo corso, dopo Marco. では、これより夜間特殊訓練を開始する。この訓練は普段とは異なり、個人の技量よりも班員同士の連携能力や班分けは先ほど伝達した通りだ。準備が完了した班から。 Quanti di quelli in chat l'hanno giocato questo gioco? O hanno semplicemente letto il manga o visto l'anime? Sembra proprio una passeggiata per un genio come me. Vediamo, facciamo questo allenamento notturno. Mi avvicino un po' di più. L'istruttore ha detto che valuterà le nostre capacità di cooperazione. Mi chiedo quanto possa andare bene. Sì, è figo, ma ancora stiamo facendo solo la parte iniziale, quindi siamo nella parte in cui praticamente c'è sia la parte quella action che è quella di vita quotidiana, dove puoi incentrare le amicizie, puoi decidere con chi fare amicizia, con chi no, a chi rispondere bene, a chi rispondere male, e questa è una cosa che apprezzo in questo gioco, non me l'aspettavo ma l'apprezzo. Facciamo questo allenamento notturno. Se continuiamo così saremo costretti a dividerci, dobbiamo fare qualcosa. Allora, voglio andare a casa? No. Voglio fare una pausa? No. Riforniamoci di carburante e munizioni e riorganizziamoci. Ma Renna, qua della storia non stai vedendo nulla praticamente ancora. Anche perché ti manca tutta la prima parte. Ma ti basta vedere le prime 2-3 puntate dell'anime, credimi. E te ne innamorerai assolutamente. Allora, bene, propongo che sia Akira. Sto dicendo, ma giusto il mio stesso nome, vabbè, l'ho scelto io, sono rincoglionito, già dico.
a guidare la squadra. Che ne dici? Sembra che tu riesca a farci lavorare senza problemi. Siamo una squadra affiatata, no? Ok, mi piace. Certo, è giunto il momento di mostrare a tutti cosa siamo capaci quando collaboriamo. Ah, devo dare ordini io subito. Ma già con il riassunto mi ha incuriosito, ma ancora non hai visto i giganti. Questa cosiddetta aggressiva non c'è. Ok, è tempo di prenderci la nostra rivincita, ma prima dobbiamo fare il rifornimento. Mamma mia, che musica potente. Puoi costruire varie basi sul campo di battaglia per supportare lo sforzo bellico e rifornirti di gas, lame e così via. Perché ricordiamoci che il nostro sistema di movimento, la MT, non è che è infinito, semplicemente viene rifornito da delle bombole a gas che ci servono per poter volare, tra virgolette. Yeah! Quando ti trovi vicino a un sito di costruzione di una base, premi cerchio per aprire un menu struttura da costruire. Ah, abbiamo pure un po' di building, un po' di build da fare. Seleziona la struttura desiderata con L e conferma con X per iniziare la costruzione. Ricorda che per questo procedimento devi prima avere un segnale di costruzione a portata di mano. Ok. Dopo aver costruito una base di rifornimento, quindi abbiamo anche della strategia praticamente all'interno del... E potrei rifarla vicino alla base premendo, ma solo dopo aver aspettato un certo periodo di tempo. Ricordi di costruire basi di rifornimento, va bene. E dobbiamo andare lì, quindi via. Quindi dobbiamo fare costruisci base. Però mi fa fare solo quello proprio. Costruisci una base vicino prendo triangolo e rifondi il tetto, ok. Gas, scambia le bombole. Allora, per passare a un altro oggetto premi L2, Io mi... poi questi passaggi me li perdo e poi dico, ma com'è che non riesco a fare quella cosa? È che al momento ci sta sparando un sacco di tutorial su tutorial. Costruisci una base o avvicinati, premi triangolo per rifornirti di oggetti. Nella bozza di gas riportando le lame, scambia la lame riportando le scorte di lame, si accettano molti oggetti diversi. Per ulteriori dettagli consulta la schermata. Per usare l'MT c'è bisogno di gas. Una volta terminati i tuoi movimenti saranno fortemente ridotti. Attaccare il nemico, usura le tue lame. Usa gli oggetti rimanendo nel momento giusto. Quindi con L1 cambia equipaggiamento. Ma c'ho le pistole. No, ma non voglio questo, io voglio quello normale. Lame e cose. Ricarica le lame. Ah, devo ricaricare la lame. Ok. Ricarico le bombole a gas, fatto. Okay. Dice per sicurezza prepariamo un'altra base. Va bene, te la preparo subito, andiamo. Ok, qua possiamo fare l'altra base. La base secondaria è pronta. E possiamo andare verso l'obiettivo. Osoizo, kisamara ga saigo da. Nani o chintara yatte otta? Ma ancora non ci sono giganti veri, quindi è solo allenamento ancora. I membri della squadra possiedono svariate azioni combinate per aiutarti in battaglia. Quando l'icona di un membro, l'icona,
di un membro della squadra illuminata premi, vabbè, mentre tieni premuto L1 per attivare la tazione combinata. Quando la usi devi aspettare il tempo di ricarica per poter usare nuovamente l'azione. Guida gli altri membri del gruppo, quindi aggancio il bersaglio con R1. Ah, e do le azioni agli altri. Okay. E qui ci posso andare. Ah, praticamente dico agli altri. Perfetto, quindi con L1 dico agli altri chi devono uccidere praticamente. Io intanto mi ricarico qua. Quindi con L1 la dico a quelli di andare lì ad ucciderlo. Ok. Quindi posso, quando ci saranno più giganti e più casino, potrò anche dire agli altri di... inizia già a essere un po' bello, un po' profondino il sistema di gioco. より多くの部位を破壊しろ。 Ok, dobbiamo uccidere i gigantelli. Quindi così io posso dare l'ordine lì. Ok, così, perfetto. Quindi quello l'ha ucciso Sasha. Dove sono questi maledetti? Qua. Ecco. Ma li voglio fare io pure, quindi... okay. Ecco, posso dirlo. Scusate se mi sto concentrando, ma queste fasi sono parecchio toste. A fine compagni continua ad allenarsi secondo il piano, perfetto. Facendo un ottimo lavoro, meno male, io mi sento un po' un pirla, però se tu mi dici che io sto facendo un ottimo lavoro, mi fido, eh. Mi fido. Ottimo. Lo voglio tagliare io. Ok. Hai trovato Eren e i compagni che discutono. Ma dove? Nanda quello fatto fuori pure. Mi sa che li devo fare fuori tutti. Allora iniziamo da quello più esterno. 本当だな。いい感じだぜ。と、
確かに最初から任せときゃよかったな。ちょ、ho dato l'ordine。Bello questo. Ma voglio andare. Mi stanno finendo le lame e tutto, quindi devo andare verso i rifornimenti. Penso di sì, anzi sicuro. Quindi mi rifornisco. Ok. Uno è il gas. Due, perfetto, via. Ah, ma c'è il tempo finito praticamente. Missione compiuta, speriamo sia andata in maniera degna, perché io mi sento di aver fatto veramente schifo. Ora magari mi dirà che è stato incredibile. Vediamo la squadra migliore. No, non sono io, la squadra di Reiner è arrivata prima. È arrivata prima, vabbè, ho fatto parecchio schifo. L'addestramento è finito. Speriamo. Voglio avere il brivido di uccidere giganti veri. Giustamente dice che Ackerman è un fuoriclasse. La maggior parte degli scontri con giganti viene decisa dal gioco di squadra, effettivamente, ed è così, è così. E mi dice pure grazie, che se abbiamo fatto schifo. Vabbè, io dico che non ce l'avremmo fatta senza di te, ovviamente, grande Marco. Marco, Marco, ti prego, Marco. E lui, senza dircelo ma pensandolo, dice: non si trova spesso un soldato che riesca a unire un gruppo così e che spinga i suoi membri a dare il meglio di sé. Ma questa volta sembra che abbiano trovato qualcuno con questa abilità innata. Visto, visto, bravo. Non hai fiducia in me. Punteggio S, ho fatto schifissimo qua. Ho fatto schifissimo nell'addestramento notturno. Sto salendo un pochino di grado di amicizia. Ah, con Bertold ci siamo quasi. Con Bertold siamo quasi amicissimi. La modalità alternativa è stata sbloccata nel menu principale. Ora puoi utilizzare il ricostituente. Granata abbagliante. Ok, sbloccato un po' di robette. E anche un trofeino. Dopo 3 anni di addestramento militare, i soldati apprendono le abilità necessarie per affrontare i giganti. Che è quello che abbiamo fatto ora. E ancora è presto, aspetta, vediamo qua. Dopo un addestramento estenuante ottengono il diploma e vengono assegnati ai tre corpi. Bellissimi sono i tre corpi. Qua li spiega. Il corpo di gendarmeria è incaricato di far rispettare la legge tra la popolazione sotto il comando diretto del re. Il corpo di guarnigione è incaricato di rinforzare le mura e proteggere i territori al loro interno. E poi c'è il corpo di ricerca, composto da coloro che lasciano la sicurezza delle mura per avventurarsi nel territorio dei giganti, cioè all'esterno delle mura. Molti sono attratti dai relativi agi del corpo di gendarmeria, ma solo i migliori 10 diplomati viene concesso il lusso di scegliere. Bella la vita agiata vicino al re e al sicuro, Durante la serata della cerimonia del diploma, il soldato senza nome aspettava che i suoi compagni di corpo l'annuncio dei voti finali. Sono io il soldato senza nome. Potevi scriverlo a Kira, Renji, eh. Vediamo come va. Dai, annuncia questi tre nomi. Krista. Grandissimo. Sasha Bruce. Connie Springer. Marco Botto.
6番ジャン・キルシュタイン。ジャン・キルシュタイン。5番エレン・イェーガー。エレン・イェーガーovviamente。4番アニ・レオンハート。アニ・レオナルト。3番ベルトルト・フーバー。ベルトルト。2番ライナー・ブラウン。ライナー。E chi sarà l'ultimo? Mikasa Akerman. Mikasa Akerman. Perfetto. Eccoli. ただし、これはあくまで訓練場の成績であり、実戦で能力を発揮できるかどうかは別の尺度で測るべきものだ。Giustamente dice l'allenamento siete stati migliori, ma dobbiamo vedere in battaglia. 成績上位に入らなかった者もよく考えておけ。自分に何ができるのか、何をなすべきなのかをな。後日、配属陛下を問う。これにて第104期訓練兵隊。Il 104° corpo cadetti ufficialmente smobilitato. Domani vi verrà chiesto a quale corpo vorrete far parte. Vediamo. In questo titolo puoi utilizzare armi da fuoco, l'attrezzatura resa dei conti, puoi saperne di più delle leggende dei consigli prendendo un occhiale. In caserma dopo la consegna dei diplomi. Quando il livello di amicizia con un personaggio raggiunge in un certo punto, il tuo legame con questo personaggio si intensifica, portando a un aumento del grado di amicizia, che ti farà ottenere diversi benefici specifici sul campo di battaglia o nella vita quotidiana. Per esempio, potrebbe darti un soprannome e il suo comportamento potrebbe cambiare. I personaggi con i quali puoi aumentare il tuo livello di amicizia hanno un'icona, vabbè, l'avevamo fatto. Con chi parlo? Parliamo con lei, con Mina. Me lo so, non ce l'abbiamo fatta a finire fra i primi 10, abbiamo fatto un po' schifo. Già, Thomas, cara, dozo. Ah, ore wa are kara Eren to Armin no futari. Eren no chousho wa tonikaku konjō da na. Zettai ni akiramenai fukutsu no toushi o motte iru yasu da. Armin no chousho wa atama no yosa to makenki no tsuyosa kana. Konjō to makenki ka. Futari tomo 訓練に対する姿勢とか考え、うん、そういう長所なら俺たちも見習えそうだろ。私はミカサとクリスタの二人と仲良く、ミカサはどんな状況でも慌てずに自分の感情をせ、クリスタはいつも周りの状況をよく見てる。仲間の動きに、ma che qua stanno parlando dei vari compagni。ミカサの長所は真似できそうにないけど。よし。今回の報告会はこれ。私もみんなと仲良くなれて役に立ちそうなことをたくさん学べたかな。Me la caverete entrambi, sì. うん。これからの私たちに期待していて。これからももっとたくさんの仲間と交流を深めて、いいところを学んでいかないとな。そうだね。みんなと学び合って、助け合って。Con il loro aiuto e tanto impegno diventeremo dei soldati modello. Altro trofeo. Ok, quindi ho fatto, diciamo, grado 1 di amicizia con Thomas Wagner. E anche con Mina. Ah, quindi sblocco delle cose. Quindi ho imparato con Mina l'abilità risparmiatore di gas ottenuta. Fico. Ok. Ma quindi la storia. Ma la storia quindi inizia dal primo anime, primo episodio? Sì, sì, sì. Ma non è questo, perché questo è il. Questo è il 2. In teoria c'è il primo che andrebbe fatto, ma è ancora più introvabile del 2. Però è ovvio che questo, diciamo, è adatto per chi ha visto almeno la prima stagione. Perché ci sono dei personaggi che giustamente non si conoscono, non sapete chi siano, quindi il gioco viene goduto molto di più da chi conosce l'anime appieno. Silvia alla cremina. Che ne dici? Allora, se tu fossi qui con me, io farei partire un coro di So Sageyo proprio a livello Sageyo, So Sageyo, Nile, So Sageyo. Niente,
Ciao Tigre, ciao Tigre. Allora, sono sicuro che quelle... Continua così, Randy. Andiamo a fare una missioncina principale. Ancora dopo circa un'oretta e mezza abbiamo fatto solo il tutorial. Ah, qua si possono stringere tanti crediti d'amicizia con tutti. Ragazzi, qui ci sarebbe da parlare con tutti, con tutti. E io voglio parlare però con Mikasa. Vediamo se è lei, se l'ho riconosciuta. Sì. Qualunque ramo delle forze armate Eren scelga, io lo seguirò. E tu invece, non volevi unirti al corpo di ricerca anche tu? Sì, e sono inamovibile. Ma Hannes sembra troppo poco ubriaco. Di solito Hannes ha le guanciotte rosa perché è sempre, diciamo, un po' all'itriatello, come diciamo noi qua. Mikasa invece è sempre serissima, sempre serissima. Ma giustamente ci sta. Anche perché Mikasa ha una storia talmente triste alle spalle, che si vedrà più avanti, ovviamente, del perché Mikasa ed Eren è come se fossero fratello e sorella, ma in realtà non lo sono di sangue. Ma la storia di Mikasa è di una tristezza allucinante, allucinante, e spero la facciano vedere nel gioco più avanti. Quindi lei, per quello che è successo, sarà sempre con Eren. Lei sarà sempre con Eren. Lo difenderà sempre a qualsiasi costo, pure se avrà torto. Allora, Armin, accipicchia, sono davvero riuscito a diplomarmi. Bravo Armin, sei piccolino però sei tosto. Pensavo che avrei potuto unirmi al corpo di ricerca anch'io, ma sono un po' nervoso. Corpo di ricerca. Lui si unirà al corpo di ricerca. Col tuo cervello ce la faresti. Vediamo se gli piace sta risposta o gli fa schifo. Ah dai, gli ho dato dell'intelligente, quindi si è diciamo è contento. Quanti di quelli in chat hanno finito completamente l'anime? Hanno anche visto la quinta stagione, ovvero l'ultima, quella conclusiva. Allora. Perfetto, ragazzi, qua c'è in teoria da parlare con tutti. Mi faccio l'ultima parlantina. Tigre, io no, lo sai, aspetto l'ultima che la mettano su Netflix. Joel è qui che dice, ma i giganti ancora non li abbiamo visti. Ragazzi, guardate gli occhi di Annie. Visto tre volte e letto una volta. Bravo, io l'ho visto due volte, però... E dove l'hai vista l'ultima stagione? Perché l'avrei vista subita per forza, presumo. Non l'hai vista, ovviamente, su Netflix, perché non c'è, o su Amazon. Gli occhi di Annie sono spettacolari. Quale corpo? Io farò la Germania? Come Marco, eh? Su Prime Video. Ma lo sai che io l'ho cercato su Prime e non c'è? Può essere che ho visto male io allora, perché ieri lo volevamo iniziare, con Silvia la Crema volevamo iniziare l'ultimo, non l'abbiamo trovata, abbiamo visto, ci sono i film pure. Sì, io pure mi voglio unire al corpo di ricerca, ovviamente Annie non ci ha cagato di striscio. Dai, facciamo una chiacchierata con il nostro Eren e facciamo partire questa missioncina. Certo che ho un minuto, dottore. Eren, sei un po' un bulletto, mi stai prendendo un po' per il culo, Sì, la stagione 4 parte 1, la parte 2 deve uscire a dicembre. E finalmente... Allora, deve uscire a dicembre in Italia perché già in Giappone c'è. Io già conosco gente che l'ha vista e finita. Perché in Giappone già c'è. A dicembre aspettiamo quella in Italia. Ragazzi, tutti mi stanno percolando. Pensavano che io riuscissi a entrare nei primi 10, Come dice il pelatone, non conta solo l'addestramento. Essere tra i primi 10 non vuol dire necessariamente che te la capirai. No, la devono ancora animare. Io sapevo il contrario, Tigre. Però mi fido assolutissimamente di te. Assolutissimamente di te. E allora correrò ai ripari e vedrò la prima dell'ultima parte in su Prime Video. Io sono arrivato, no, stavo dicendo dove sono arrivato, però non posso spoilerare. Vabbè, ma l'hai capito, diciamo che mi manca l'ultima parte. Stai dicendo che sono stupido, Eren, ti sbagli. Eren, quante litigate si è fatto.
Mi è stato chiaro fin da quando abbiamo perso il 20% di tutta la popolazione. È stato quando il gigante colossale ha attaccato la città. Brutta storia. Ragazzi, ovviamente se volete seguire tutta la serie, perché lo porterò tutto Attack on Titans 2, lo troverete in informazioni nella programmazione, me lasciate un bel follow, così vi terrete sempre in contatto con noi e potrete seguire il vostro gioco preferito, perché ricordo che porterò anche My Hero Academia 2 e Demon Slayer sicuramente. Ragazzi, Eren è determinato, io voglio sterminare ogni singolo gigante. Ma Rainbow lo ha fatto Levian, giusto? Rainbow l'ha fatto Kedavra. Rainbow Six Siege l'ha fatto Kedavra, se intendi Rainbow Six Siege, eh. Penso di sì. Ok, e dove devo andare? Dove devo andare? Usciamo da qui. E andiamo in piazza. E qui c'è la missioncina da fare in piazza. No, non ho parlato proprio con tutti, ma non voglio parlare proprio con tutti, eh. Dovresti sistemare il tuo equipaggiamento prima che ti venga affidato il tuo primo incarico, non credi? Ok, devo andare al negozio. Andiamo al negozio e sistemiamo l'equipaggiamento. Io parlo con lei, mi fa più simpatia lei. Il mercato dei materiali fornisce i materiali, perfetto. Ah, non vedo un cazzo, vediamo. Comunque questi sono i materiali. E questo invece cos'è? Questo sarà Bendy. Penso, vediamo. Sì. Io non voglio acquistare niente per ora, perché voglio capire cosa devo fare. Ok, qui posso sviluppare l'equipaggiamento. Per un attimino che mi tolgo la telecamera da lì. Eccomi qua, ora lo vedo bene. Allora, lame o armi da fuoco? No, lame. Potenzia, perché le posso potenziare? Diciamo, perché già ho un equipaggiamento. Quelle base, sì. Carenza di materiali. Rinforza. Ok. Ancora non ho chissà quali materiali, quindi... No, voglio fare potenze. Ah, ma qua ci sono lame che nel gioco manco esistono. Lama dello spirito. Ma io voglio quelle classiche, mi piacciono quelle classiche a me. Proviamo a potenziarlo. Non è materiale richiesto. Come non è materiale richiesto e me l'ha potenziato? Va bene, ok. No, Jojo è uno di quelli che devo vedere. Jojo è uno di quelli che devo vedere. Perché me ne hanno tutti straparlato benissimo di Jojo. Ok. Ok, quando c'è l'iconcina rossa concludiamo la giornata, io direi di concluderla parlando con il nostro... A partire da domani sarete in servizio attivo, siete pronti? Io direi che dopo 2 ore certo che siamo pronti, dai, siamo prontissimi. Questo potrebbe essere il vostro ultimo giorno di pace e tranquillità, siete certi? Sì, signore! Perdonate il... lo sbadiglio. E Rengeger lo conosciamo bene. E Tigre, a te quale piacerebbe che, oltre questo, preferiresti un Demon Slayer o un My Hero One Justice? Che sarebbe quello di My Hero Academia. In ognuno dei 3 muri dentro i quali vivono gli umani sono presenti 4 piccoli distretti semicircolari. Nord, sud, est e ovest, ovviamente.
I giganti sono attirati dalla concentrazione di popolazione di questi distretti, quindi la difesa si focalizza su quelle zone specifiche. Ovviamente, come in tutte le gerarchie, al centro ci stanno i più potenti, in mezzo quelli, diciamo, ceto medio, e nell'ultimo proprio la popolazione, i poveracci. Poveracci che pochi poverini sono stati praticamente distrutti. Demon Slayer, ok, ok. Questa è la voce narrante che parla di me. Non era tra i 10 migliori studenti, ma aveva sempre desiderato unirsi al corpo di ricerca. Così aveva pensato di tenere fede al giuramento fatto 5 anni prima. Insieme ai suoi compagni, cadetti del 104esimo, l'omonimo, l'anonimo soldato, prese parte insieme a loro. Come dicevo, Sasha ha sempre perennemente fame, sempre perennemente fame. Questa cosa è divertentissima perché, ripeto, si prende a pugni e inizia a mordere la gente per avere fame. Tra l'altro questa è una parte che c'è pure nell'anime. Sei la migliore, non fare stupida. Ah, fare stupidaggine, ho sbagliato, non volevo dirgli questo. Dai, alla fine ha fatto uno strappetto alla regola e allora dice, vabbè, dai. Magniamo. Venisco arrivando, non vedo l'ora di avventurarmi oltre le mura. Io non vedo l'ora di avventurarmi oltre le mura. Carne! Esatto, impazzisce così, impazzisce così. Abbiamo entrambi un conto in sospeso con i giganti. Cinque anni dopo, vedete come passa il tempo? Cinque anni dopo l'umanità ha riconquistato un po' di dignità. Possiamo vincere, l'umanità può sferrare un contrattacco. Ai, ai, eccolo qui, dal nulla è spuntato il gigante colossale. Ai, brutta storia, ragazzi. Gigante colossale ha fatto un'altra breccia, che sono brutti. E dai, affrontiamo il nostro primo gigante. Speriamo di non farci mangiare malissimo, ragazzi. Devo di fargli male al braccio. L'anatomia di un gigante comprende svariate parti. Per uccidere un gigante devi squarciargli la nuca. Sebbene per farlo sia necessario un po' di strategia. Prima di tutto cerca di ferirgli le gambe per impedire di muoversi e poi le braccia per impedirgli di attaccare. Sì, bravo, vabbè, ma il gigante corazzato, il gigante colossale è una bestia, è fortissimo. Le parti dei giganti si curano col tempo, perfino le parti distrutte si rigenerano prima o poi. Perciò per vincere dovrai usare attacchi potenziati per infliggere danni maggiori, nonché distruggere rapidamente e consecutivamente le parti. Alcune parti dei giganti rilasciano dei materiali utili quando vengono distrutte, ok. Se dovessi mai trovarti nella stretta di un gigante, premi rapidamente triangolo per liberarti. In caso di fallimento finiresti con l'essere divorato e perdere la partita. Ricorda che in caso di cattura verrai ferito, ma è ricostituente, ok. Ragazzi, buttiamoci.
成果を見せてやる。allora ma che fallimento, aspetta, quindi prima le gambe? Non l'ho preso. Nessuna concentrazione sulla... Ah, ok, perché devo trovare pure il punto giusto, mannaggia. Meno male che questo tipo viene visto come tutorial, praticamente. Ok, ora sì. Perfetto. Ok. Ah, però è riuscito a prendermi. Non si può muovere, fa abbastanza schifo da vedere, tra l'altro, eh. Okay. Perché l'abbiamo preso dietro la nuca. Chissà se lo prendevo subito dietro la nuca. Quindi così mi curo. Ok. Ecco il gigante colossale. E come calcia il gigante colossale. Devo usare il ricostituente. Ok. Le lame stanno per finire e me le faccio pure. Ok. Qua ci sono gli altri giganti. Ok, vediamo. Gli ho fatto non troppo danno. Vediamo ora. Ok. Tra l'altro, anche se sono senza arti, cose si lanciano per farti del male. Ah, perché l'avevo visto sotto il culo del gigante. Troppo dietro, ci sono finito. Via! Ok, ricordiamo che posso anche affidare tutti i miei compagni, ma voglio essere io. Ok, via! Perfetto. Ragazzi, ci vuole tanto, tanto, tanto tempismo e tanta pazienza. Eren è parecchio arrabbiato. Eren, questo è il limite. Se ci sono altri giganti, li uccideremo. Tu sei bene? Non ti preoccupare. Andiamo. No, ancora un altro. Eren non se lo lascia rivedere due volte. E vuole subito provare ad uccidere il gigante colossale. Eren, stai calmo. Dai, facciamoli fuori. Ciao! Scusa,
また入ってくるなんてキリがありませんよ。via via via. Allora non ho quasi più gas. Allora intanto mi devo curare. Ok. Sono nel loro campo visivo. Ce l'hanno con me, ce l'ha con me. No. Ah, non ho più gas, quindi mi devo mettere il gas. Ecco perché non... Vado! Ok, non sono nel suo campo visivo, mi devo ricaricare le bombole. Via. Qua c'è un altro. Ciao tigre! Allora qui c'era un altro, io posso fare lui. Velocità insufficiente, guardate che sono brutti ragazzi. Vediamo se ce la faccio ucciderlo subito. Ottimo! Ok. Perfetto. Ciao tigre, grazie mille di essere passata. Mi fa sempre piacerissimo, sempre piacerissimo. Un momento, c'è un gigante in arrivo, ma io mi devo andare a rifornire di qualcosa. Premi X mentre si andate per eseguire un salto in aria. Questa mano dovete eseguire virate strette. Ok. Dopo che hai schivato un gigante, gli sei... Allora, fammelo leggere bene, perché questo sarà importante. Premi X mentre sei in aria per eseguire un salto in aria. A differenza del numero momento di mentale, questa manovra ti permette di eseguire virate strette. Ok. Che si rivelano utili quando si fugge dai giganti. Per compiere la piotta. Eseguire un salto in aria prima di essere colpito da un attacco di gigante avrà come risultato una schivata. Se esegui una schivata con successo potrai portarti velocemente a tipo una sorta di Perry nel mondo dell'attacco dei giganti. Dopo che hai schivato un gigante e sei arrivato alle spalle, comprare l'icona triangolo. Premila al momento giusto per sferrare un attacco conosciuto come gancio a impulso. Vediamo, proviamo a farlo. Qui sei. Fai schifo, fai. Vediamo. No, mi ha preso, perfetto. No, no. Vai via, bastardo. Allora, vediamo di fare questo Perry. È in Berserk con me, è incazzatissimo! Mi ha preso di nuovo! Mentre sei in aria, prima che... Ah, mentre sono in aria! Infatti questo distrugge tutto, è un pazzo! A fare il pazzo perché è senza una gamba, non si riesce ad alzare, impazzuto.
しっかり頼むぜ。Ok, lui dovrebbe essere pure finito. Mentre lo stava colpendo alla nuca, il gigante colossale ha iniziato a mettere gas ed Eren è costretto a scappare. Sparito. È molto ambigua sta cosa che il gigante colossale sparisce. お前が倒しちまったのか。違う。5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ。Ma dai, mi ha dato A come... Non male, non male. Ok, ora può costruire una struttura ottettiva e automatizzata, perfetto. Ok ragazzi, abbiamo finito praticamente la prima parte, abbiamo fatto un paio di orette e stacchiamo qui. Vediamo cosa ci sblocca semplicemente e poi la prossima volta continueremo almeno avendo finito tutto completamente il tutorial, perché questo che abbiamo fatto praticamente oggi, le prime due ore, non sono state altro che un lungo, lungo tutorial. Ok, come al solito, questo è per finire la giornata e poi tutte le altre icone per poter continuare. Ok ragazzi, ci fermiamo intanto qui. Allora ragazzi, grazie di avermi fatto compagnia, è stato bello scoprire questo gioco con voi, e ricordo a tutti che siamo sempre i Players on Air e siamo live, oggi per esempio siamo andati live due volte al giorno, ma andremo live anche 2, 3, 4, dipende semplicemente dagli impegni anche personali di ognuno, perché siamo 11 streamer e via, portiamo sempre giochi e contenuti diversi e questa sera ci sarà un bellissimo just chatting con Silvia alla crema e Rennak. E grazie ancora di essere stati qua con me, io sono Akira Reggi, ci vediamo alla prossima ragazzi, alla prossima, un bacio, vi si vuole bene.